vincere per inseguire ancora il sogno scudetto. Il popolo azzurro ci crede, sono in più di 45.000 oggi sugli spalti del San Paolo per questo Napoli. Partenopea, diventandone non solo il capitano ma il leader carismatico. Il grido del San Paolo dare certamente ancora. Si parte. Lancio lungo di Pani. Insigne. Tre uomini dentro l'area. Il cross per Mertens e Callejon. Sul secondo palo il classico movimento devastante di Callejon, che però calcia male da posizione ravvicinata ma angolata. Sì, qui Pani si è perso la marcatura di Insigne. Dentro l'area. Occhio a Mertens che taglia verso la porta. Il cross è deviato, il Chievo però rischia tantissimo sul lato destro. Qui De Paoli ha perso completamente. Pallone geniale per Marek Hamšík, che cerca la conclusione ma trova in scivolata l'intervento molto prezioso di cross con il sinistro. La mette per Hamšík. Hamšík sull'esterno della rete. Secondo tentativo in porta di Marek Hamšík. Il primo era stato lì. Insigne cerca Callejon. Palla piuttosto facile da leggere, lenta per Stefano Sorrentino. Insigne accelera, va sul fondo. Insigne ancora esterno della rete, però sottolineiamo è andato alla conclusione. Porta palla Giaccherini, c'è il movimento di Meggiorini davanti. Giaccherini calcia malissimo, è partito con l'idea di andare a concludere e... Insigne per Mertens che gira, tiro lento al centro della porta. Sorrentino riesce a parare. Facendo un rewind di questi primi 45 minuti, cioè, ma la catena di destra, il Napoli, ma l'ha mai sfruttata? Eccolo ancora. Il tiro di Mertens. Varane nel primo tempo. Callejon lascia sfilare. Insigne con il sinistro. Blocca a terra Sorrentino. Buona occasione per il Napoli al secondo. Parte Mertens. Sorrentino lo para. Arriva Insigne. E Radovanovic salva il calcio d'angolo. Mertens ha sbagliato dal dischetto. Il possibile gol dell'1-0, il terzo rigore parato quest'anno da Sorrentino. Aveva già salvato contro Belotti e contro Kessi. Che non sia un momento felicissimo per la squadra di Sarri è certificato anche da questa situazione. Invece il secondo rigore fallito quest'anno. Giaccherini la mette nel mucchio, secondo palo, Bani di testa, attenzione, fuori gioco, si è alzata la bandierina. Al limite Giaccherini, la palla per Stepinski. Stepinski con il destro nell'angolino, trova il gol il polacco. Il Napoli in grossissima difficoltà dopo il gol di Stepinski, imbeccato da Giaccherini. Può essere uno snodo fondamentale nella corsa scudetto. Ma che conclusione ha fatto poi il giocatore polacco, l'ha messa all'incrocio. Tre gol, uno segnato a San Siro, uno al San Paolo, sceglie il palcoscenico importante per i suoi gol Stepinski. Colpisce sulla palla persa banalmente dal Napoli. Guardate Tonelli e Zielinski. La rimette benissimo per Insigne sotto porta. Salvataggio clamoroso. Pani 1-0 con Mertens e poi ha subito il gol. Buon pallone. Milik di testa. Trova il gol che rimette in corsa il Napoli. Arkadiusz Milik 1-1. E questo è il gol che può cambiare tanto anche dal punto di vista emotivo. C'è da giocare il recupero, c'è da giocare una novantina di secondi. Gran pallone per Milik, splendida, splendida la conclusione di testa che batte Sorrentino. Dopo tanti miracoli deve inchinarsi Sorrentino. Che gran gol di Arkadiusz Milik. Assolutamente sì, infatti ci voleva la palla un po' più dolce, un po' più edulcorata, no? Oltre la linea di Zielinski. È partito, 90 secondi da giocare, ancora un pallone dentro per Milik. Ci arriva con maggiore attenzione quel contatto di Ieris con il pallone. Milik di testa, la palla per Diawara che trova l'angolino. Sorpasso Napoli nell'ultimo minuto di recupero. Diawara, primo gol in Serie A e il Napoli può sperare ancora di inseguire la Juventus da calcio d'angolo. Il gol del sorpasso, finale incredibile. E che gol, e che gol. È incredibile anche il boato del San Paolo. Una prestazione lineare quella di Diawara con questo grandissimo gol. Il mio scudetto per gli uomini di Sarri, che emozioni, che secondo tempo. Napoli, lo ricordiamo, che ha fallito il rigore con Mertens, poi è andata sotto per il gol di Stepinski.